Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Io sono Cree e oggi siamo su Stardew Valley. L'ultima volta abbiamo partecipato alla fiera di Stardew Valley e abbiamo ottenuto il primo posto nel contesto tra le bancarelle del paese. Come vedete sono passati tanti giorni dall'ultimo episodio, questo perché, colpa mia, ho perso una registrazione. Lo so, sono stupido, me lo dico da solo. Però comunque non è troppo importante. Non era successo granché, posso farvi vedere le cose che ho fatto in questo episodio. Ah, è pronto il vino. Vino di mora. Questo tra l'altro si può anche mettere a stagionare. Lo metto da parte. Vabbè, intanto già che ci sono qua vi faccio vedere le novità. Il granaio è stato migliorato. È cresciuta la pecora, che però è ancora giovane e quindi non produce niente per il momento. Poi, una volta che cresce, dovremo poter ottenere il latte di capra e la lana, che mi tornerà utile anche per una costruzione che devo fare. Tra l'altro, una delle novità che ho costruito nello scorso episodio è il laghetto per i pesci. Ci ho messo dentro il super cetriolo che avevo in una chest. È anche abbastanza facile da costruire il laghetto per i pesci. Bastano semplicemente soldi, alghette verdi e alghette marine, tutte cose che si possono pescare. Teoricamente, una volta messo dentro un qualsiasi tipo di pesce, questo si moltiplica e ogni giorno mi dà delle risorse che io posso vendere. In questo caso mi ha dato le uova di super cetriolo. Però il super cetriolo più avanti potrà darmi anche l'iridio. Deve raggiungere, se non sbaglio, una popolazione tipo di 9 dentro la vasca dei pesci. L'iridio sarebbe tipo il minerale di qualità superiore all'oro per migliorare gli attrezzi. E avere una fonte di iridio vicino a casa è ottimo. Mi devo fermare in biblioteca a lasciare giusto giusto giù 2 o 3 cose. Ne avevo giusta qualcuna da parte. È da una vita che non vado in biblioteca a lasciare giù le cose. Ho tantissimi minerali qua. Premi, premi. Buono. Ho un paio di premi per noi. Speravo in qualcosa in meglio. Vediamo un po' le descrizioni. Allora, ho lasciato giù il rubino, una pietra preziosa ricercata per il suo colore pieno e la lucentezza magnifica. Diamante, una gemma rara e preziosa. Quarzo di fuoco, un cristallo dal bagliore rosso comunemente trovato vicino alla lava incandescente. Smeraldo, una pietra preziosa del colore verde splendente. E poi questo qua, no, quello qua sotto. Attrezzo preistorico, una specie di contorto strumento per scavare. Il bello di queste cose è che la prossima volta che le trovo, invece che portarle in biblioteca, posso venderle. Vado anche in miniera, sono andato avanti di una decina di piani. Ci stiamo avvicinando alla fine, eh? Se non in questo episodio, nel prossimo potremmo arrivarci. Adesso i piani che mi mancano sono i più difficili. Quelli dal 100 al 120. Vabbè, però iniziamo così con delle scale in bella mostra. E che devo fare? Non ne approfitto? Ecco, forse quello che avrei bisogno è cibo. Perché per il momento sono andato avanti a mole. Però non so se posso andare avanti fino al piano 120 a mole. Sì, mancano 20 piani. Beh, finché si procede spediti io non mi lamento. Scale ancora, in bella vista. Bene, bene. Piano 24. Eppure uno smeraldo. Ah, scale. Beh, non penso che riesco ad arrivare fino al piano 110 entro fine giornata. Mi ritiro a casa. Però ho avuto una fortuna con le scale. C'è stato un giorno dove ero svenuto, ero arrivato fino all'una
Ero su un piano tipo e non riuscivo a trovare le scale, le ore passavano. Avevo sconfitto tutti i nemici sul piano, rompevo le rocce e non saltavano fuori. Livello 10 fattoria. Artigiano o esperto l'agraria? Meglio andare con i valori dei beni artigianali o più velocità della crescita delle culture? Mi andrei di artigiano. Cioè, un conto se mi diceva che aumentava il prezzo di vendita delle culture. La velocità mi interessa un po' meno. Sto andando da Robin perché devo fargli fare un'altra costruzione. O meglio, devo fargli migliorare un edificio. Davvero, questo mese Robin la stiamo facendo lavorare tantissimo. È lei a fare gli affari più che noi. Devo migliorare la stia grande. In questo modo dovremmo sbloccare conigli. Anche perché è inutile tenere troppi soldi da parte se poi non si ha nulla in cui spenderli. Almeno li investiamo su qualcosa. Riprendiamo con la miniera. Secondo me la strategia giusta per andare avanti con la miniera è quella di non fermarsi troppo a rompere le rocce. Sì, magari romperne, ecco, in questo modo qualcuna mentre cammini, ma senza andare esageratamente avanti. Vedi che non trovi le scale? Allora è meglio lasciare stare e andare avanti, cambiare zona. Ah, tra l'altro, ci sono questi nuovi nemici. Nero di seppia. Muoiono con un colpo, Però se ti colpiscono ti fanno un danno. Lanciano tipo palle di fuoco dalla distanza. Ecco, queste sono le situazioni che non mi piacciono. Sconfiggi tutti quanti i mostri e le scale non sono saltate fuori. Beh. Queste invece sono le situazioni che mi piacciono. Le scale super vicine all'entrata. Mi pare giusto, bilanciato. Chest. In genere, nei luoghi dove ci sono chest ci sono anche dei bei premi. Abbiamo trovato delle calze, di vari termici. E un po' di minerali. Di vari termici. Fanno schifo. Via. Scale. Se al piano 100 c'era lo star drop, giusto per ricordarvi, è quel frutto che aumenta la vita e l'energia base quando lo si ottiene, lo stesso che abbiamo trovato nella fiera. Che c'è qua? Stivali spaziali. Calze di qualità. Infatti c'è scritto calzature. Più 4 difesa, più 4 immunità. Sono migliori dei nostri. Io questi posso anche buttarli. Non so se a quest'ora ce la faccio ad arrivare fino al piano 110, eh. Sarei tentato a provarci. Mi sa che ce la faccio. 8 di sera. Mi manca solo un piano. Così. Vabbè, dai. No, non esageriamo. Livello 6 combattimento. Stiamo maxando tutte quante le nostre abilità. Buono, tanti soldi. Ma me l'aspettavo. Tra le culture che stanno crescendo e tutto il resto. Lettera. Era da un bel po' che non ne ricevevamo una. Mi è arrivato un nuovo articolo, si chiama Auto a Raffona. È una macchina che può mungere le mucche e le capre e tosare le pecore tutte da sola. È considerata un articolo di lusso, per cui la vendo a 25.000 oro. Posso comprarla? Ah, non avevo finito di leggere però. Vabbè, comunque non penso ci fosse altro da dire. Gentile Cree.
Senti un brivido nell'aria? Beh, sì, effettivamente fa un po' più freschino, di recente. Può darsi sia l'inverno che si appresta. Appunto. O potrebbe essere il fremito di uno spettro scuro, giunto ad aiutarci a festeggiare il festival di domani, la Vigilia degli Spiriti. Vieni in paese alle 10 di sera se vuoi partecipare, il sindaco Lewis. Me lo ricorderò. L'Halloween di Stardew Valley. Marnia in casa? Sì. Ho tantissime cose da comprare. Direi che prendo tutto oggi. Mi bastano i soldi? Sì. Questo funziona solo con mucche, pecore e capre, purtroppo. Non si può mettere nella stia per raccogliere le uova. Però io ho bisogno delle cesoie per tosare la pecora. Vabbè che a dieta prendendo l'autoarrafona le prendo più che altro per collezione, però l'autoarrafona la prendo e ho bisogno anche di due caloriferi. Perché i caloriferi? Perché gli animali, anche loro, soffrono il freddo e visto che si sta avvicinando l'inverno, me ne servono due, uno per la stia, uno per il granaio. Gli animali saranno la nostra principale fonte di risorse durante l'inverno. Insieme alla pesca. Poi ho sbloccato questa stanza qua, dove si trova un nano. Non che abbia chissà quale utilità. Ho potuto comprare questo spaventapasserissimi. Per il resto, sì, vende delle cose che ti ridanno energia, ma ci sono altri modi che spendere 3.000 d'oro. Ma noi oggi siamo qui per finire la miniera. Assolutamente non ho visto il pipistrello, eh. Ma se io facessi finta di niente? No, non posso. Tutti là in coda ad aspettarci. Nessuno che ci dà le scale. Io sto anche raccogliendo tantissimo oro. Una cosa buona perché mi serve per migliorare i miei attrezzi. Poi vedrete quando dovrò raccogliere l'iridio ci sarà da divertirsi. Però prima dell'iridio devo migliorare tutto in oro. Quanti nemici qua. E ci sono le rotaie senza vagone. Ci hanno trollati. Io mi aspettavo del carbone alla fine. Ma giustamente, qui sotto al piano 118 chi è che ci arriva, se non noi? Piano 119. Adesso il bello sarebbe se facciamo la nostra prima morte in Stardew Valley. Che poi non è che si muore, si sviene e qualcuno ci viene a recuperare. Qua al piano 119. Tipo, non sono morto nemmeno una volta fino ad ora. Curiamoci, vedo le nostre stat un pochettino basse. Ho tutto il tempo del mondo per trovare le ultime scale. Mancano ancora tante ore a fine giornata, è inutile rischiare tanto. Fatto. Piano 120. E c'è un serpente che ci guarda qua. Però non fa niente. Nuova annotazione del diario. Hai trovato chiave del teschio. Non sai bene a cosa serva, ma pare importante. L'aggiungi al portafoglio. Ah, è qua. Portafoglio. Chiave del teschio. E poi abbiamo la guida per la traduzione in anica. Che è quella che ci serve per parlare per il nano. Perché se si sblocca l'area del nano senza avere questo qua, non si può parlare con lui. Vabbè, lo scopriremo a cosa serve. A dormire. Altri soldi che entrano. Tra formaggio di capra, maionese, maionese d'anatra e il formaggio normale, abbiamo un bel po' di entrate ogni giorno. Cosa saranno? Circa 2.000 d'oro. Non male come entrate fisse.
Pensare all'inizio, quando non avevamo nulla, 2000 d'oro ci sembravano tantissimi. Ma io vi dico che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. A che cosa servirà la chiave del teschio? E che cos'è la vigilia degli spiriti? Se volete una risposta a queste domande, vi consiglio di vedere il prossimo episodio di Stardew Valley. Vi lascio col dubbio. Io vi saluto. Ciao!